Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono tantissimo arrabbiata se mi vedete un po' strana. Stavo pensando anche di non parlare di questa cosa, ma tanto io sono una persona che si vede anche quando non sono proprio felicissima, quindi ho detto iniziamo così, così magari mi sfogo perché sono entrata nel mio studio. E quando appunto sono arrivata davanti alla porta, c'era il classico signore che stava facendo cagare il suo cane davanti alla porta del mio studio. Siccome questa cosa succede praticamente ogni giorno, e io ogni giorno che scendo dalla mia macchina pisto la cacca di cane di qualcun altro, mi sono veramente tanto arrabbiata. Il signore che cosa mi ha risposto? Tranquilla, tanto la raccolgo. Io ho detto, io mi sono veramente stufata di tutti voi che fate cagare il cane qui e poi io devo pulire perché è sempre così. Ha preso e se n'è andato. Ma non vi preoccupate perché intanto questo signore passerà tutti i giorni qui davanti, quindi io gliela farò mangiare la cacca del suo cane. E attenzione, perché facendo questo discorso vorrei sottolineare che io adoro gli animali, adoro i cani. Il problema non sono i cani, il problema sono i padroni, il problema è l'essere umano che potrebbe essere l'essere più bello e fantastico. Ci siamo fatti diventare la cosa più schifosa che c'è a questo mondo. Quindi, detto ciò, oggi voglio provare una palette. Ero così contenta quando sono scesa. Adesso sono. Mi bolle proprio il sangue, sapete, perché non è giusto che io ogni volta che esco da casa mia, devo pistare la cacca del cane di qualcun altro perché io gliela prenderei e la tirerei dentro casa loro. Visto che già io ho i miei animali e mi preoccupo di pulirli e non mi sembra che i miei animali danno fastidio a nessuno. Quindi sono contenta, anche se probabilmente non si vede, di provare la nuova palette di Color Drain. Ragazzi, sono davvero arrabbiatissima. Non riesco ad essere così. Bella, queste cose mi danno al cervello perché cerco sempre di essere il più educata possibile. Quando vedo queste cose mi verrebbe di uccidere le persone che ho davanti. La palette si chiama Cheers to the Beauty ed è una palette che ho acquistato su Beauty Bay. Io l'ho presa con il 30% di sconto con i vari sconti che hanno fatto queste settimane. Altrimenti il prezzo pieno si aggira intorno ai 50 euro, qualcosa del genere. All'interno è fatto in questo modo. Aspettate che devo togliere le pellicole, è una cosa che io non sopporto, levo sempre le pellicole da tutti. Da tutto, la palette è fatta in questo modo, è abbastanza, cioè è lunga e piccolina, quindi alla fine non è poi neanche così tanto ingombrante ed è fatta in questo modo. Guardate che bella, ho toccato qualche cialdina quando vi ho fatto vedere che cosa avevo acquistato su Beauty Bay e Color Drain non delude mai. Voglio provarla insieme a voi, voglio realizzare un bellissimo trucco con questi ombretti e vabbè, ho detto proviamola insieme ragazzi. Ed inoltre voglio provare anche questa cosa qui. Mia sorella è stata a Londra a trovare i suoi amici e mi ha portato questo qui che ha preso da Primark, che è praticamente Matte Lipstick Vault. Mi ha portato un sacco di cosettine carine da Primark e all'interno ci sono tutti questi rossetti. Voglio provarne qualcuno insieme a voi. Poi voglio aprire questo super pacchetto da Shein, che è il brand con cui collaboro ormai da un po' di tempo. Queste sono le quattro cose che ho preso, vi faccio vedere le foto qui alla fine del video, le proverò insieme a voi, quindi ve le faccio vedere direttamente indossate, se vi piacciono mi raccomando aspettate la fine del video. Prima di iniziare ad applicarli, che ne dite di fare degli swatches insieme? Direi assolutamente sì. L'ombretto che sono curiosissima di provare, a parte vabbè tutti quanti, è questo qui gigante che si chiama Luxurious Bling. C'è sia una versione opaca, sia una versione credo sia leggermente satinata. Voglio swatcharlo perché voglio vedere che. Oh mio Dio, ma è tipo magia questa cosa! È un ombretto luminoso. È praticamente una specie di ombretto che è come se ha una base trasparente e poi è leggero, cioè è una specie di duochrome tra un oro e un rosa. Non so neanche se voi lo vedrete dalla macchinetta, probabilmente no. Ora li metto tutti sul braccio e ve li faccio vedere da vicino. Secondo me questo ombretto è molto carino messo come top coat sopra altri ombretti, quindi facciamo
il nostro trucco classico, magari mettiamo un oro, un bronzo sulla palpebra mobile. Vogliamo rendere tutto il trucco più interessante, prendiamo un po' di quello e lo mettiamo qui al centro della palpebra. Questi sono gli swatches della palette, cioè non c'è neanche bisogno che io dica niente. I due più chiari non li vedete, questo qui è molto simile al mio colore di pelle, questo è trasparente e molto luminoso, quindi probabilmente la macchinetta non riuscirà a prenderlo. Per quanto riguarda gli altri, riuscite a vederli e, cioè ragazzi, non è che io abbia fatto due passate sul singolo swatch, io ho preso un po' di ombretto, ho fatto così e questo è quello che è uscito fuori. Non credo ci sia assolutamente bisogno che io aggiunga nient'altro. Ora, sapete qual è la cosa difficile? Scegliere che colori utilizzare perché sono davvero tutti bellissimi. E guardo un ombretto e dico: wow, con questo ombretto potrei farci questo look, però con quest'altro ne potrei fare quest'altro. Però se li mischio insieme, forse è meglio che faccio blu, forse i verdi, cioè vorrei fare, ho 6.000 look in testa da fare con questa palette, ovviamente devo sceglierne uno, quindi aiuto! Inizierò come sempre con il colore più chiaro che vado a mettere sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio. Ho la base fatta da stamattina, quindi se non è proprio perfetta, questo è il motivo. Anche i miei capelli se ne vanno un po' per cavoli loro, sono dei giorni molto molto movimentati, quindi abbiate pazienza, magari non sarò proprio al top in questo video. Ora prendo questo colore chiaro qui, che si chiama Powder Room. Dovrebbe essere un marroncino a base rosata, lo utilizzo come colore di transizione qui nella piega dell'occhio. Questo primo colore si è applicato in modo fantastico come tutti gli ombretti di Color Drain. Adesso voglio prendere Raise a Glass, che è quest'altro colore qui. È a metà tra un marrone e un malva e sicuramente è più scuro del precedente. Lo utilizzo sempre nella piega dell'occhio, vado a creare un'ombra leggermente più scura della precedente e più precisa, in modo da dare tridimensionalità alla sfumatura e di conseguenza all'occhio. Procedo prendendo Iconic, vado direttamente con il polpastrello, questo colore mi ispira tantissimo. Secondo me questi ombretti, siccome sono davvero tanto luminosi e molto molto pigmentati e al tatto sono quasi cremosi, si applicano meglio con il polpastrello piuttosto che con un pennello. Al massimo, se utilizzate un pennello, bagnatelo con un po' di Fix Plus. Perché siccome questi ombretti sono davvero tanto corposi, quello che rischiate è che se li prendete con il pennello possono cadere un po' sullo zigomo, poi ovviamente dipende anche dall'ombretto, però cioè, guardate con l'ombretto che cosa esce fuori, ne ho preso davvero, ci ho appena sfiorato la cialdina. Quello che faccio con il pennello ne prendo giusto veramente pochissimo e mi aiuta a sfumare i bordi, perché ovviamente applicando l'ombretto con il polpastrello non riesco ad essere precisa, soprattutto qui nell'angolino interno, ma anche sul bordo appunto dell'ombretto dove dovrebbe essere più sfumato. Rendiamo ancora più interessante la nostra sfumatura con questo ombretto qui che si chiama, non so come si dice, questo qui. Lo metto soltanto qui nella parte esterna dove diciamo Iconic si va ad incontrare con la sfumatura perché voglio scurirla leggermente e voglio rendere la sfumatura leggermente più rossiccia. Riprendo nuovamente un pizzico dell'ombretto di prima e mi aiuta a sfumare questa parte. Potrei farlo anche con il dito, però non so, adesso mi va di farlo con il pennello. E per rendere ancora più interessante il trucco, voglio prendere Diamond Jubilee, spero si dica così, che è l'argento, è una specie di argento diamantato, è qualcosa di spettacolare. Lo prendo con il pennello, poi quello che faccio, prendo un po' di Fix Plus, bagno leggermente il pennello e applico l'ombretto qui, cioè guardate che cos'è. Oh mio Dio, qui nella parte iniziale dell'occhio. Non voglio che questo ombretto vada a finire proprio su tutta la palpebra, semplicemente vedete, lo metto qui nella parte iniziale e poi me lo trascino verso l'esterno in modo che l'argento si vada poi a fondere con l'ombretto di prima. Prendo sempre lo stesso argento con un pennello più piccolo e lo metto qui nell'angolino interno dell'occhio. Allora, siccome vorrei provare tantissimi ombretti in questa palette, però ho paura che poi il trucco diventi una specie di trucco arlecchino. Sono indecisa, però penso che lo farò lo stesso. Prendo
Prendiamo il verde, non so cosa uscirà fuori, ragazzi, prendiamolo come un try on, tanto non devo fare niente. Dopo questo video vado a montare questo video. Proviamo più ombretti possibile, quello che esce fuori, esce fuori. Ok, non credo sia proprio il massimo, però vi ripeto, ci accontentiamo di questo. Nella parte più esterna qui, dove c'è il verde, vado a mettere anche Black Butterfly. Facciamo proprio, non so che cosa, non so neanche come chiamarlo. Facciamo trucco clown oggi. Sto adorando questa palette di Colored Rain esattamente come avevo pensato. Gli ombretti sono davvero fantastici, super pigmentati. Vi ripeto, sto un attimo giocando un po' con tutta la palette. Se vi dovessi consigliare quale prendere per i miei gusti personali, vi consiglierei quell'altra versione che è la Queen of Hearts, semplicemente perché sono colori che io utilizzo quotidianamente. Questa è una di quelle palette bellissime, ma che sicuramente non andrò a prendere tutti i giorni, però ci sono davvero degli ombretti particolari all'interno e bellissimi, particolari nel senso positivo, super belli, colori che non si trovano in tutte le palette fatti con lo stampino, ma ombretti che trovate soltanto se acquistate questa palette. Ora vado a mettere un po' di eyeliner, mascara e ciglia finte, ci vediamo tra un secondo per provare insieme non so se tutti, un po' di rossetti di Primark. Il trucco degli occhi è praticamente completato, sto solo aspettando che si asciughi un po' la colla, mi sento ancora leggermente appiccicosa. Proviamo insieme questi rossettini. Purtroppo, ragazzi, Primark non vende online e non in tutti i Primark ci sono le stesse cose. Se andate da Primark a distanza di qualche giorno potreste non trovare le stesse cose, quindi li provo un po' così per divertimento, ma vi ripeto, possibile che non riuscirete a trovarli, anche perché i Primark che stanno a Londra sono giganti. Che colore proviamo? Andrei con questo, Naked Flame. È leggermente diverso l'interno. Diverso, mi è uscita una pronuncia un po' strana. È leggermente diverso l'interno, cioè è più pescato di come si vede fuori. Vediamo se colorano sulle labbra. Ah, sì, ragazzi. Cioè, questo colore è praticamente dello stesso identico colore delle mie labbra, quindi non so neanche se si vedrà così tanto. Questo rossetto ha lo stesso identico odore di una Yankee Candle, non saprei dirvi il nome, però è identico. Vabbè, ragazzi, non lo sto mettendo neanche troppo bene, facciamo così, non mi guardo neanche allo specchio. Questo colore mi piace tantissimo. Andiamo su il più chiaro di tutti, vediamo che cosa esce fuori. Questo qui si chiama Naked. Sono sicura che tra un po' mi cadranno le labbra perché con questo freddo già, cioè io già ce le ho secche di mio, proprio per genetica. Con questo freddo mi si sono seccate ancora di più, mettendo e togliendo i rossetti potrebbe essere un disastro. Questo è il colore chiaro, anche questo è molto scrivente. Questo è il classico colore che fa vedere quanto sono secche le tue labbra, quindi non avendo messo il burro cacao sotto e avendocele secchissime, non è proprio il colore ideale. Proviamo Vintage Rose, questo colore qui. Questo colore mi piace tantissimo. Vabbè, non è che l'ho messo a cavolo, c'è cioè di più proprio. Sto mettendo, ecco, poi magari non dovrei parlare mentre lo metto. Lo sto mettendo talmente veloce per cercare di farvi vedere più rossetti possibili che sto facendo un disastro. Questo colore mi piace tantissimo. La texture di questi rossetti è matte ma molto molto confortevole. Sono curiosa di vedere la durata, ovviamente li testerò non oggi anche perché la giornata è finita. Però mi piacciono davvero tanto. Ora voglio provare a mettere Bad Blood, che è il rossetto più scuro che c'è qui dentro, per vedere se è così scrivente come quelli che ho provato fino adesso. Ragazzi, wow! Allora, il colore è pazzesco, l'ho messo non male, ma di più sembra che io non abbia mai messo un rossetto. Vi ripeto, mi sto sbrigando, quindi non mi insultate qui sotto, lo sto mettendo davvero papà così. E questo rossetto puzza tantissimo. Applicato non si sente, però mentre lo mettete ovviamente dal tubetto si sente l'odore. Proviamo l'ultimo insieme, che è il rosso qui dentro che si chiama Limbo, che in realtà non so neanche se poi è davvero un rosso, sembra una specie di corallo neon. Vabbè, le mie labbra adesso hanno tipo, quanti ne ho provati? 6, 5, non mi ricordo, 5 colori sopra. Sì, è esattamente come il tubetto, quindi sembra una specie di corallo neon. Vediamo. Applicato, sì, non è un colore che personalmente su di me mi piace tantissimo, quindi questo
Questo colore sicuramente non lo utilizzerò, però gli altri, i nude, tutti a parte il rosso, mi sembrano davvero molto carini. Praticamente le mie labbra si sono tinte di un colore indistinto tra il rosa, il fucsia, il viola e il rosso e il corallo. Lasciamole così, altrimenti davvero mi cadono, le sento secchissimissime. Per quanto riguarda la palette, sono super soddisfatta. Color Drain non mi ha deluso neanche questa volta. Se dovete prendere dei loro ombretti, le palette costano di più, siamo all'incirca tra i 45-50 euro. Se prendete i singoli, siamo sui 5-6 euro a cialdina, quindi sono molto più abbordabili. Per quanto riguarda i rossetti, mi sono divertita a provarli, ovviamente dovrò testarli meglio. Ora vado a provare le cose che mi hanno mandato da Shein insieme a voi. Visto che l'ultima volta che mi hanno mandato qualcosa mi avete detto: sì, Giulia, bellissimi, io ci compro da Shein, però facci vedere le cose che ti mandano indossate. Quindi ve le faccio vedere subito. Ok, ragazzi, adesso aprirò il pacchetto insieme a voi. Sono nella mia nuova camera da letto perché, come vi ho detto anche in un altro video, ci stiamo trasferendo. Infatti, vedete che il letto è ancora impacchettato e la macchinetta l'ho appoggiata dentro l'armadio che è vuoto per il momento, ma diventerà super mega pieno. E qui a fianco a me ho lo specchio, così posso guardarmi allo specchio. Apriamo insieme il pacchetto e vediamo cosa c'è dentro, perché come al solito non me lo ricordo. Vi ricordo come sempre che sto continuando ad accettare questa collaborazione con Shein perché mi danno per voi il 15% aggiuntivo di sconto su tutto quello che comprate, sugli sconti che fanno loro. Con il codice BENCHIC15 avete il 15% di sconto, ve lo scrivo come sempre sotto nell'info box. Prima cosa che ho preso dovrebbe essere un maglione nero, sì. È un maglioncino fatto in questo modo, adesso lo provo subito. Questo è il maglioncino in questione, spero si veda bene, è fatto con il collo alto. Vedete? Sì, ho una canottiera sotto perché sono troppo freddolosa. Si sente forse anche un po' l'eco in questa stanza, perdonatemi, è ancora completamente vuota. E poi ha così le maniche a palloncino, morbidissimo, mi piace un sacco. Quest'anno porterò, ve lo dico già da adesso, solo maglioni. Prossima cosa che ho preso, questa qui mi piaceva tantissimo, è una felpa con tipo le maniche pelose, una cosa del genere. Ve la faccio vedere, sennò è difficile da spiegare. È fatta in questo modo, bianca panna, tipo non è un bianco ottico. E poi guardate, ha le maniche larghe con questa fascia pelosetta, così sul rosa antico, molto molto carina. Ok, questa mi fa impazzire, mi piace tantissimo. È davvero carinissima, anche questa è tipo il maglioncino nero, vedete, ha le maniche così a palloncino, però la trovo super particolare, cioè nel senso è una felpetta bianca che però ha questo tocco che mi piace tantissimo. Calcolate che non è una felpa pesante di quelle, so che sembra un gioco di parole, però felpate all'interno, è di quelle tipo leggerine, quindi se la mettete d'inverno sicuramente, come faccio io sempre, dovete mettere una canottiera o una maglietta sotto. Vi voglio ricordare anche che vi scrivo tutte le taglie che ho preso io, così più o meno vi riuscite a regolare. Ecco qui, questa è abbastanza lunga, l'altro maglioncino è un pochino più corto, quindi per i miei gusti lo metterò con i pantaloni a vita alta. Prossima, ah, questo me lo ricordo, indossato sembrava bellissimo, vediamo su di me che effetto fa. È praticamente un altro maglioncino, vedete, grigio, che ha questo intreccio super particolare. Questo qui molto molto corto, quindi sicuramente è da mettere con dei jeans, con dei pantaloni, scusate, non dei jeans, da mettere con dei pantaloni a vita abbastanza alta, anche perché secondo me se lo mettessi così d'inverno morirei di freddo per come sono fatta io. Ok, questo è il maglioncino, mi piace tantissimo, lo trovo anche essendo basic super particolare. Come vedete, mi piacciono tantissimo le cose basic da abbinare magari con degli accessori più particolari. Dietro è semplicissimo e leggermente più lungo, invece davanti, vedete, è un pochino più corto, quindi facciamo finta che questi siano dei jeans a vita alta, questo sarebbe l'effetto. Lo trovo super carino, anche se per come sono fatta io metterei comunque una maglietta sotto perché d'inverno ho sempre freddo. Prossima cosa che ho preso, sono davvero contentissima, voglio provarla subito, immediatamente. Praticamente stavo tirando, quindi ho rischiato di distruggere il cappotto ancora prima di averlo messo. Di questo, se vi ricordate, ho tra virgolette la stessa versione anche corta. Vi lascio il link anche di quello qui sotto.
calcolate che mi piaceva tantissimo, quindi ho detto lo prendo anche lungo. Oh mio Dio, ragazzi, lo adoro. Mi avvicino per parlare, altrimenti non so se mi sentite dal microfono. Adesso mi allontano così riuscite a vederlo bene. Guardate che carino, a me questi cappotti pelosetti mi piacciono tantissimo. Vedete? Praticamente è lungo, a me arriva appena sopra le ginocchia, anche le tasche. Mi piace un sacco, questo è il pezzo che preferisco tra tutti e quattro. Quindi ragazzi, ricordatevi che se volete potete usufruire del 15% di sconto, fatemi sapere se vi piace che io continui a collaborare con questa azienda. Vi ringrazio tantissimo come sempre per aver guardato il video e niente, vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!